Siamo al Tuscia Opera Festival in occasione di un evento organizzato dall'Ordine Psicologi Lazio e siamo in compagnia della professoressa Anna Maria Giannini, ordinario di psicologia generale, forense e giuridica alla Sapienza e consigliere dell'Ordine Psicologi del Lazio, nonché mia professoressa. Anna Maria, oggi parleremo di conflitti negli ambienti di lavoro. Ci dici che cosa sono? Allora, i conflitti sono una dimensione psicologica molto interessante, che tra l'altro si può collocare all'interno di un individuo, perché uno può avere delle parti conflittuali interne, per esempio delle parti che si oppongono a livello decisionale, oppure possono essere esterni, quindi con altre persone. Stiamo parlando di conflitti sui luoghi di lavoro, perché questo è il tema. E sono un aspetto interessantissimo perché sono la nostra vita quotidiana. Se noi pensiamo quanto tempo passiamo sul luogo di lavoro, spesso la maggior parte della nostra giornata, possiamo immaginare quanto sia difficile e complesso avere a che fare con una serie di persone che spesso non abbiamo scelto. Quindi si innesca un meccanismo di convivenza, spesso di convivenza forzata, perché appunto abbiamo detto le persone non le abbiamo scelte, e all'interno di questa dimensione si possono scatenare dei veri e propri conflitti che vanno a vari livelli, fino ad arrivare al noto fenomeno del mobbing, che è una forma di conflitto estremo in cui addirittura i lavoratori o i lavoratori vengono sistematicamente perseguitati, aggrediti da una o più persone con uno scopo ben preciso, creando una situazione di stress molto molto intensa. Allora, diciamo che le dimensioni conflittuali non vanno necessariamente lette come negative, perché qualche conflitto può benissimo far parte della propria situazione lavorativa ed essere ben gestito e anzi diventare costruttivo. Però possono diventare anche molto molto distruttivi. L'esempio del mobbing è uno di quelli. Oppure possono diventare ancora più distruttivi fino a portare al cosiddetto burnout. Eccesso di stress, il lavoratore non ne può più, decide che non vuole più andare a lavorare, sente di non avere più alcun interesse. E quali possono essere le conseguenze di questi conflitti? Allora, nel caso del conflitto ben gestito, le conseguenze possono essere costruttive, possono andare verso un dialogo, verso elementi creativi, verso elementi che possono portare il lavoro a buoni livelli, buone sinergie e capacità di collaborazione. Quando il conflitto è mal gestito, diventa la spia della sofferenza di un'organizzazione e quindi a quel punto le conseguenze possono essere anche piuttosto serie. Lo stress, lavoro correlato, è una di queste conseguenze. Il conflitto intenso che la persona non può gestire perché ha agito in maniera violenta, perché ha agito in maniera distruttiva, perché è portato avanti proprio per escludere o proprio per creare disagio o addirittura a volte per eliminare dal luogo di lavoro la persona, come nel caso del mobbing, diventa qualcosa di molto complesso da gestire e può portare addirittura a forme di problematiche psicologiche, addirittura psicopatologiche, delle forme di malattie psicosomatiche, per esempio, possono esserne una conseguenza, o addirittura forme depressive, fino ad arrivare a elementi di disinvestimento dal lavoro, come il burnout, che porta il lavoratore a non avere più desiderio di andare a lavorare e addirittura a volte a vedere distrutta la sua vita personale, perché si porta a casa i problemi lavorativi e non riesce più a gestirli fino ad avere bisogno dell'aiuto di un professionista, di uno psicologo generalmente.